raggiunge la profondità di 327 metri e presenta gallerie e cunicoli per un'estensione totale di 287 km. Soltanto 3 km e mezzo sono disponibili per le visite turistiche, meno dell'1% della lunghezza totale delle gallerie. Verso Cracovia la principessa si fermò a visitarla. Si recò alla miniera e sotto gli occhi esterrefatti di tutti vi gettò il suo anello. Non appena arrivò nel nuovo paese, ordinò ai suoi minatori di cominciare a cercare il sale. È stata utilizzata per l'estrazione del sale dal XIII secolo al 1996. È una delle più antiche miniere di sale al mondo, riconosciuta come patrimonio dell'UNESCO del 1978. L'Italia non è reda, qua. Perché l'Italia? Perché durante il trasporto faceva un certo rumore come se un cane guaisse. E c'erano anche i cavalli che lavoravano qua. La miniera presenta anche stanze decorate, cappelle, laghi sotterranei e mostra la storia della miniera. Statue di figure storiche e religiose, tutte scolpite dai minatori direttamente nel sale. È comunemente detta la cattedrale di sale della Polonia ed è visitata ogni anno da circa 800.000 persone. Qui ci sono le messe, ogni domenica alle 7 del mattino si può partecipare alla messa. La cappella di Santa Kinga è la chiesa più grande del mondo costruita sottoterra, si trova a 101 metri di profondità. La splendida cappella è lunga 54 metri, larga 18 e alta 12, attraversata dalla luce di elaborati candelabri fatti di cristalli di sale. Costruita solo con sale di roccia, è dedicata alla santa patrona dei minatori delle miniere di sale. Nella cappella di Santa Kinga si celebra la messa tutte le domeniche e si celebrano i matrimoni. È una vera galleria d'arte, piena di opere di talentuosi minatori scultori. I rilievi raffigurano soprattutto scene del Nuovo Testamento come la fuga in Egitto e le nozze di Cana. Ispirato da un affresco di Leonardo è stata realizzata anche l'Ultima Cena. Tutto è fatto di sale, anche il pavimento. La camera Mikhailovic, sfruttata per oltre 100 anni, è la più grande di tutta la miniera. Situata a 130 metri di profondità, si scendevano le scale avvolti dalla musica dell'orchestra dei minatori. La camera di Weimar è la più apprezzata dagli innamorati. Molti di loro infatti sono soliti chiedere la mano della propria amata in questo panorama. E siamo 130 metri sottoterra e adesso andiamo a vedere l'ultimo scavo in cui si è svolto un record di chi. Il record di cui parla la guida si è ottenuto nella camera di Stanislav Staszewicz, dove l'Associazione Aviatori di Tarnów ha ottenuto un Guinness dei Record per aver volato sottoterra con una mongolfiera. La camera è alta 36 metri. Ma c'è anche un ristorante a 135 metri di profondità e qui si vedono gli effetti dell'alcol. Allora gli effetti sono strani non solo in quota. Ci sono cavità usate per banchetti, feste e concerti. La più grande può ospitare fino a 600 persone. A seconda delle circostanze può fungere da sala per concerti, campo di calcio o pista da ballo. Poteva mancare il drago? E dopo 3 ore si risale, per fortuna, in ascensore. Sì.